Ciao a tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata e seconda puntata di Genesis Alpha 1. Come al solito io sono Bruce, che vi dà il benvenuto in questo nuovissimo video. Amici, pronti per continuare questo gioco spaziale, costruzione della base, abbiamo visto nella scorsa puntata, però una costruzione dall'alto, possiamo costruire la base che poi è un'astronave, tra l'altro, sto dicendo tra poi, tra l'altro, è un'astronave, la possiamo costruire come vogliamo, ma soprattutto è anche 3D perché è in prima persona, perché possiamo andare ovviamente in giro per l'astronave, clonazione anche di alieni e di altre entità, ma credo che lo vedremo nei prossimi video, questo è nei prossimi video si intende, poi ovviamente anche la coltivazione spaziale e, amici, viaggi spaziali e visite su pianeti spaziali. E credo andremo a vedere esattamente in questa puntata. Detto questo, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, supportate il canale che non prende neanche un euro, mi raccomando, è importantissimo il vostro like, il vostro commento e la vostra condivisione. In più, pagina Instagram nuovissima in descrizione per, ovviamente, seguire questa pagina Instagram con novità dei video, meme, storie, c'è un po' di tutto. Gruppo Telegram dove possiamo tranquillamente parlare del più e del meno. Pagina Facebook ovviamente sempre presente. Amici, direi che ci vediamo subitissimo in game. Eccoci nello spazio, esattamente là dove l'avevamo lasciato. E infatti eccoci qui. Welcome to the ship. Allora, che cosa dobbiamo fare? Andiamo a vedere. Usa il terminale dell'hangar, seleziona un pianeta e lancia l'escavatore. Perché l'escavatore ovviamente... Non riesco a capire quale cavolo è il tasto della T, ok? Allora, perfetto. Dunque, andiamo qua. E dobbiamo selezionare quello, è l'escavatore. Ecco, ci sono dei pianeti. Abbiamo Venalax. Risorse pianeta, risorse sconosciute. Abbiamo Lycamli. Pericolo basso. Pericolo basso, basso, basso. Abbiamo Kerzarin. Oppure abbiamo Pardroli o Venos. Io andrei sul piccolo Lycamli. Ma perché? Ma perché? Assegnazione dell'equipaggio rapida, diciamo due. Ok, in attesa dell'equipaggio, unisciti alla spedizione. E io schiaccio sempre il cavolo di ESC, ma va bene uguale. Dove ci uniamo? Ah, dentro qui forse. Tieni premuto. Stanno arrivando, sì. Stanno arrivando. Partiamo così? 7 access granted 5 4 3 2 1 0 0. E partiamo. Non vediamo niente. Ok, i membri dell'equipaggio malati lasceranno cadere campioni di malattia. Ho letto tutto. Bugs on Alpha 1. E già questo si preannuncia, fatto come un film, però si preannuncia come casino. Finisce la spedizione, ok. E siamo sul pianeta. C'è una torretta sopra che spara. Ah, qua, ok, minerale grigio. Dolfo, ok. La missione è recuperare, raccogliere risorse. Perfetto, raccogliamo le risorse. Mi ha fottuta. Attenzione, guardate. No, amici, bisogna sparare. Qua c'è del... Cos'è? Sembra del DNA. Del DNA questo, sì. Mantis 1. Questa cos'è? Non ho capito cosa... Aia. Riuscite a sparare un attimo mentre sto raccogliendo i materiali. Non spa. Ma vuoi sparargli a questo? Oh. Ritorno alla navicella. No, vorrei recuperare un po' di roba. Tipo questo. Ma che cavolo è? Infestato sto posto.
portate, ma fanno schifissimo sti cosi. Sicuramente con due hanno permesso. Cos'è? Biomassa quella. Guardate che schifo. E poi lasciano cadere questo DNA qua. Sostanzialmente questo DNA qua ci può essere utile. Ora, in realtà io potrei raccogliere altre risorse. Sì, vedete, biomassa. Sì, abbiamo raccolto la biomassa. Probabilmente ci servirà a qualcosa. Però abbiamo raccolto anche cloni. Cioè, dei pezzi del DNA. Che non è male. Però lui ci dice ritornare alla navicella. Giustamente, questo è un tutorial che ci fa vedere un po' di co... Mi sono spaventato perché ho visto un'ombra. Ho detto che si parte senza di me. Sull'astronave senza il vostro capitano. Andiamo. Forza, andiamo, dai. Forza. Dov'è andato quell'altro? Ma qua possiamo raccogliere anche questi, va bene. Dai, ritorna alla navicella. Forza. Ritorna alla navicella usando il terminale dell'escavatore. Può continuare a esplorare la zona di atterraggio, ma resta all'interno degli scudi di protezione dell'escavatore per evitare le radiazioni gamma totali. Va bene. Ci siamo tutti? Ma questa è la salute? Stanno andando via. Usa il terminale, ok. Lancia l'escavatore. Ok, dovrebbero tornare. Forza! Cioè, ce ne potevamo andare senza... No! È entrato! Sono entrati dentro! Mentre entravamo! Fantastica sta cosa! Forse ce n'è un altro, ho sentito uno che... Va bene, comunque siamo usciti. Perfetto. Allora, adesso cosa ci farà fare? Risorse raccolte sui pianeti che necessitano di essere raffinati in una raffineria per essere utilizzate. E giustamente, giustamente, costruisci una raffineria. Beh, dobbiamo costruire e raffinare. Abbiamo un po' di cose. Infatti, rispetto alla prima puntata, sulla destra, vediamo come abbiamo aumentato le nostre cose. Biomassa, tra l'altro, abbiamo recuperato. Abbiamo recuperato dei frammenti del DNA. Un po' di zolfo, un po' di litio, un po' di cose, ferro, rame, ok. Risorse raccolte su pianeti necessitano di essere raffinate in una raffineria. Molto bene. Eccola qua la raffineria. Necessita per raffinare, ci costa 5 di ferro e 5 di energia. Questa è la raffineria. Raw materials will be enhanced here. This process takes time. Anche qua, uguale, dobbiamo assegnare qualcuno. Ovviamente, ovviamente, ma non avevo dubbi. Ora... Potremmo attaccarla anche qui, in realtà. Però sta nave non vorrei che diventasse una... Cioè, allora, se l'attacchiamo qua, tra virgolette, ci fottiamo. Facciamo un corridoio. Qua. 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 Qua, ok. Dopodiché, raffineria. La mettiamo qua. Così, vai. Mamma mia. Bellissima. Eccola qua la raffineria. Vai alla raffineria e raffina le risorse raccolte. Non dimenticare di assegnare qualche membro all'equipaggio. Forse dovrei riassegnare l'equipaggio ad altri moduli alla schermata dell'equipaggio dal lato destro. Quindi, una volta che raffiniamo, probabilmente andiamo a recuperare quello che abbiamo recuperato lì, perché sono da raffinare. Quindi, chi è sto qua? Chi sei te? Chi sei? Chi sei? Però, allora... Officina. Ponte. Magazzino. Io, come sapete, mi perdo. Però sono qua. La raffineria è qua. Quindi, torniamo indietro da qui. A un certo punto andiamo... La biocisterna. Sì. Biocisterna. Serra. Mamma mia che bella. E da questa parte qua, ecco il corridoio che abbiamo appena costruito, quella schifezza. Ma ci piace così. Se noi andiamo dritti di qua. Hangar, no. Eravamo lì alla... Cioè, una strada per nulla, eravamo già qua. Va bene. Oh, questa è la raffineria. Raffina i materiali. Raffina e fottuti i materiali. Adesso credo che ci dirà come farlo, immagino. Chiama Ida, che è l'intelligenza artificiale. Ma vediamo se ce lo dice. Allora, finire da finire le risorse raccolte, dimenticare di assegnare qualche membro, bla bla bla, l'abbiamo già letto, bla bla bla. Allora, raffinazione in corso. Assegna equipaggio rapida, non c'è equipaggio.
mi stai dicendo che non c'è equipaggio. Raggio attraente, serra, no, che ha hangar, cioè assegna la raffineria. Siamo, cioè l'hangar non serve a niente, assolutissimamente. Allora, e lui sta andando a raffinare, eccolo qua. Un altro punto per raffinarlo è questo, dove se noi teniamo premuto, raffiniamo, cioè facciamo... Ha raffinato il zolfo, lui ha raffinato qualche altra cosa. Vai al ponte per viaggiare verso un altro sistema planetario. Wow. Questo era il tutorial, giusto per farci un'idea, amici del gioco. Quindi, semplicissimo. Magazzino. Chi è sto qua? Cos'è un pulitore? Ponte! Là. Ora, terminale della galassia. Usa il terminale della galassia sul ponte per effettuare un ipersalto verso un altro sistema planetario. Oh! E qua, allora, vediamo un attimo. Posizione aliena, posizione risorsa. Ad esempio, se vogliamo sapere dove sono queste cose qua, forse ce le dice, ma adesso sembrerebbe di no. Nascondo indicatore, bla 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 bla. Qua possiamo selezionare il punto. Qua ad esempio abbiamo commerciante Adelsberg, risorse 37, sistema solare sconosciuto. Cavoli, allora, zoomiamo un attimo. Beh, se io volessi andare, adesso, new materials have been refined. Aspetta, un ipersalto farei volentieri l'ipersalto, a parte che non me lo fa fare. Ok, perché devo stare dentro a questo quadrante? Vedete i quadrati lì? Cioè, sono dei quadranti, tipo, qua non c'è niente, qua c'è qualcosa, qua c'è qualcosa. Io andrei qua e facciamo sto ipersalto. Vai! Bellissimo l'effetto, ipersalto! Fatto. Congratulazioni, ottimo lavoro. Ora dovresti aver familiarizzato con tutto ciò che un capitano Genesis deve conoscere. Poi maggiori informazioni chiedendo ai membri dell'equipaggio usando i punti ITA dell'intelligenza artificiale situati nei vari moduli della navicella. Quindi a questo punto noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente andare avanti. Molto bene. Allora, vediamo un attimo. Allora, raggio traente. Allora, vediamo un attimo. Shubin, specie umano, bruto tra l'altro, raggio traente. Se il sistema solare attuale contiene detriti spaziali, selezioni i detriti sul terminale del raggio traente per trasportare... Ok. Assolutissimamente sì. Sul processo in corso. New materials have been refined. Certo. Certo che ci sono i detriti. Attiviamo il raggio. Guarda qua quanti detriti. Abbiamo pianeti detriti. Detriti, stavo dicendo. Allora, all'hangar possiamo viaggiare. Da questa parte qua c'è il laboratorio di clonazione. E la mia domanda è: possiamo clonare qualcosa? Cloni. Mantis, eccolo qua. Specie aliena sconosciuta. Servono più campioni di DNA. Andiamo a vedere. Valore nella media simile a quelli umani. Quindi questo è un alieno. Un mutaforme umano. Bravo. Salute non si sa, consuma non si sa. Bellissima sta cosa. E guardiamo come la biomassa ce ne serve 20, il campione di clone ce ne serve 10, ne abbiamo 14 e 6, possiamo anche studiarlo. Cioè, è tanta roba sto gioco, ma veramente tanta. Allora, qua come stiamo andando avanti? Cioè, stiamo... Sì, forse abbiamo finito. Eccoli! Eccoli! Stanno arrivando... Ok, perfetto. Ora, quello che mi sto chiedendo è, ha finito qua? No, perché finché non lo esaurisce, ovviamente va avanti. Molto bene. Molto, molto bene. Ma qua in realtà abbiamo tutto. Credo che ci serva. Potremmo andare all'hangar e utilizzare uno di loro per... magari... andare in uno, tipo qua. Proviamo. In uno solo di loro.
One e andiamo. Stessa puntata. Abbiamo fatto tutto. E cambia anche questo. Guardate i funghi. Voglio vedere se il pianeta cambia. Alcuni alieni lasceranno e non fa in tempo a leggere. Però vediamo se il pianeta cambia. Vediamo. Scopriamolo. E soprattutto. E cambia, sì, guardate. Cambia totalmente il pianeta. Felicio. Ehi. Ho sempre paura di sti cavolo di rumori. Tiriamo sul litio. Molto bella sta cosa, è che vediamo i pianeti. Poi sono diversi. La mitragliatrice del nostro scavatore sta distruggendo tutto. Ma questo è quello che abbiamo raccolto? I membri del governo sono forza lavoro, la tua, tienili. Ho capito. Però ci serve anche questo. E che è quel DNA là. Ora, forse preferivo un pianeta un pelo più ostile. A parte che non ho visto i maledetti cosa erano. Però forse un pianeta più ostile raccogliamo più DNA e biomassa, come abbiamo visto. Questo qua fondamentalmente c'è una mazza. Cioè, oddio. Cos'è? Amico! Bravo! Non si vedono neanche! Non si vedevano neanche! Biomassa! Ma c'è qualcosa di interessante? No! Mamma mia, che schifezze che erano quei cosi lì! Dei bruchi! Delle larve un po' grosse che strisciavano! Ma io direi di recuperare tutte le risorse, buon uomo! Lei cosa dice? Recuperiamo tutte le risorse, poi raffiniamo e a quel punto abbiamo le risorse per costruire navi, astronavi, di tutto. Ma io dico, allora lui ci diceva di non andare troppo lontano dall'escavatore, ovviamente. Ma mi sa che qua non c'è più una beata mazza di nulla. Sembrerà, vedete la zona, secondo me, che limita questa. C'è, allora. Maledetti. Allora, non abbiamo tanta biomassa qua. Abbiamo recuperato un po' quello che ci serviva. Lanciamo assolutissimamente l'escavatore. Qualcosa. Recupera! Recupera biomassa! Guardate che schifezze di cose che sono quelli lì. Sono. E sarà biocisterna. Costruisci un modulo biocisterna alla tua navicella. Un modulo biocisterna. E io posso costruire un modulo biocisterna? Non è vero, qua no. Distruggi cargo, direi di no. Perché uno dovrebbe distruggere il cargo? Ad esempio. Ma qua io potrei lanciarmi nel vuoto dello spazio. No, è chiuso, è un vetro. È un fottuto vetro. Resource acquired. Ok. Andiamo di qua. Non alla serra, ma da questa parte qua. Mi perderò sempre nella raffineria. E andiamo un po'. Attesa della risorsa. Sorsaro. In teoria dovrebbe raffinare o ha già raffinato il tizio? E mi stai raffinando? Amico, tu, proprio tu. Stai raffinando o non stai raffinando? Lo starà già raffinando. E ci mette un attimo. Forse quel robottino lì sposta le cose? Cioè, nel senso, sposta i materiali? Forse sì. Andiamo a vedere. Qua c'è uno vuoto. Vaso. Vaso vuoto, ma non abbiamo. Ah no, possiamo in realtà. Possiamo in realtà mettere. No, queste sono le nostre. Io volevo piantarne una, ma non si può. Perché non abbiamo.
Fantastico. Allora, come vedete, amici, sto imparando anch'io, ovviamente, con voi. Però, allora, raccolta biocisterna, eccola qua. Conserva biocisterna, raccolta forme di vita, risorse di base. Ah! Make sure we always have enough biomass in stock. And biomass, la biomassa va dentro le cisterne. Biomass is the basic material for every. Non possiamo farla. E ci manca il ferro. E ci manca il fottuto ferro, non possiamo farlo. Comunque possiamo fare questa biocisterna, ci finisce dentro la massa. Deposito. Ovviamente sappiamo cosa fa, equipaggio, alloggi, laboratorio di clonazione, sistemi vitali, reattore. La serra, ok, la difesa, l'officina, viaggio spaziale, che okay, non abbiamo più ferro, sostanzialmente non abbiamo più ferro, ma a questo punto io mi chiedo, io mi perdo prima di chiedermi, mi sto perdendo nella mia casa. Ok, devo andarmene via da qua in qualche modo. Allora, io voglio... Gira di... Oh, hangar! Fantastico. Andiamo da questa parte qua. Allora, raggio traente. Andiamo a vedere se hanno finito di trarre le cose. Sembrerebbe di sì. Da qua, vedete, finito. Ma non sappiamo cosa c'è. Quindi è tutto esplorazione su pianeti, raggio traente per raccogliere le cose e costruzione di altre cose. Più... abbiamo anche i cloni. Beh, allora amici, io direi che per questa puntata è tutto. Seconda puntata, andremo avanti per vedere cos'altro qua ci presenta questo gioco, ovviamente. Questo grande gioco, perché mi piace tantissimo. Spero che vi piaccia anche voi. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace, un commento, una condivisione. Supportate il canale con un like. Da Amorus è tutto. Ci vediamo al prossimo fottutissimo video. Ciao a tutti. Capitano Amoruso in questi casi.